Benissimo, ringraziamento del direttore, anche qui mi posso parlare di questi versanti, di suoi colleghi, e passerei alla lettura di un documento che in qualche modo sintetizza la posizione personale anche di chi ha rappresentato la posizione politica in questi mesi. Ovviamente la parte che poi maggiormente ci interessa è quella che successivamente mi hanno sia non prima di spunti per poi fare una riflessione quanto più ampia è possibile. Allora, in premessa intendo ringraziare i rappresentanti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni presenti sul territorio, gli amici della stampa, per la disponibilità assicurata per la loro partecipazione a questa conferenza, la quale mi consentirà di venire in merito all'attuale fase politica. Il mio punto di vista è quello del partito in cui devo di stare. Tutti gli avvenimenti hanno caratterizzato il percorso dell'amministrazione Castro con il bilancio approvato con il voto unificato 13 a 12 con la porta di 4 consiglieri della coalizione in tempo uscita a far tutta la prossima elezione comunale, tra cui il vecchio sindaco e candidato della PD esterno federale. L'innesto di una nuova giunta di una persona di chiara motivazione di uno degli scelti di turno, la redistribuzione delle mele in funzione di maggiore affidabilità e non ultima la mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio posta all'ordine del giorno, hanno accelerato la mia decisione e fatto sì che il mio partito ribadisse con forza la presa di distanza dall'attuale maggioranza che governa da sola. Visto che ormai la coalizione ha cambiato completamente colore politico. In questa direzione va precisa l'indicazione fatta dal segretario provinciale agli iscritti del Partito Democratico. Mi sono tratto del gioco di scomposizione e composizione di maggioranze, diverse da quelle elettorali, utilizzando cariche istituzionali per garantire io stasera sono qui per rispondere all'indicazione del mio partito, in linea con quanto da me proposto già da mesi. Ed è con soddisfazione e con senso di liberazione che rispondo all'appello del mio partito, che mi invita a rassegnare le dimissioni dalla carica. Dico e lo ripeto, perché così qualcuno finisca di alimentare la confusione cercando di far riprendere che il PD sia composto da parti maggioritarie o minoritarie, che non sia stato una parte di maggioranza o una parte di minoranza, cosa devono fare gli assessori o cosa devono fare il Presidente. Stasera si chiarisce qual è la posizione di tutto il partito, chi la pensa diversamente a solo fine di mantenere piccole reti di disposizione e sostiene una maggioranza diversa da quella votata dai cittadini.
Un mese dopo la mia elezione ho presentato una bozza di regolamento che è stato approvato dopo 12 mesi circa. Nonostante la disponibilità di forze politiche che veramente nell'interesse del comune e della città avevano sostenuto da subito quella iniziativa, che mi ricordo in particolare al ruolo specifico della figura del vicepresidente, anzi consigliere anziano Emilio Polizzi. Nonostante la convergenza di Sanzutelli del tanto le vostre distese, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento solo dopo un anno. Il regolamento che poi lo sfuggirà ha previsto una riduzione delle commissioni dalle precedenti 8 a 4 lavorare, dai 13 membri per ciascuna commissione si è passati a 5, massimo 7 membri, e questa modifica ha introdotto elementi risultavano non solo innovativi ma necessari, tra i quali la notifica a mezzo posta elettronica, tra i quali la possibilità di realizzare la pressione, tra i quali la possibilità di riorganizzare le risorse e di poter finanziare il MEND in maniera che le stesse fossero finanziate al loro raggiungimento di obiettivi per la città. Questo purtroppo ha trovato l'ostruzionismo durante il primo anno prima dell'approvazione di un po' di forze, tra l'altro spesso tra gli avversari, finalizzate alla concentrazione anche in quel caso di piccole, ma dico piccole, femmine persone. Ho realizzato, proposto e realizzato, una consulta del Presidente del Consiglio dell'area coordinato. Abbiamo messo insieme 12 Presidenti del Consiglio dell'area coordinato in questa sala consigliare e abbiamo ottenuto quanto per l'ultimo la coalizione di quella lettera. Anche qui, per uno strano funzionismo, mentre altri comuni approvavano la delibera che io avevo proposto, il mio comune incominciava, perché voleva da dire. E intanto, grazie a quei comuni, quello di Castellatore, di Lungo, di Lolla, di Castelnuovo, noi abbiamo visto poi approvare anche qui con un forte ritardo la delibera che ricordava la consulta dei residenti, uno strumento nuovo che significava soprattutto dare alla Presidenza del Consiglio, organo libero per quanto importante del livello della struttura di mente, la possibilità di mettere insieme non solo il comune di Casò, ma anche i comuni cittadini che io sono ancora convinto non possano essere accordati dal comune di Casò. In solitudine, la lotta alla criminalità, il contrasto alla piccola criminalità e la questione occupazionale. Abbiamo lavorato serenamente e seriamente in quella consulta, purtroppo il tempo, e spero che chi succederà nella controlla del Presidente del Consiglio, questo progetto lo realizzi con lo stesso entusiasmo, la stessa forza che io trovavo all'interno. La consulta che da subito ha mostrato sulla questione dei tribunali una solidarietà e un'attenzione che hanno trovato la difficoltà di un problema nazionale, ma che ha comunque ottenuto un risultato di salvaguardare i giudici di pace del
dal motore e dalle